in collaborazione con Cetila, Marco, Hosys Technology, GFN Gibellato. Cari amici telespettatori, benvenuti da Floriano Omobone al consueto appuntamento settimanale con Sport Ador TV, la multipiattaforma TV e web tutta dedicata allo sport, alla nautica e al turismo. Siamo in onda tutto l'anno con vari format televisivi, estivi ed invernali che parlano di mare e di montagna sulle migliori TV private italiane, diverse TV nazionali, alcune TV internazionali. Ora siamo visibili oltre che sul sito sportador.tv anche sul telefonino, computer e smart TV. Puntata questa tutta dedicata alla motonautica con Fin Power Boat, il magazine televisivo della Federazione Italiana Motonautica, una delle poche federazioni italiane sportive che fa vedere le gare di tutte le proprie discipline, che vi ricordo sono tantissime, dall'offshore all'endurance che si corrono in mare aperto, alle moto d'acqua, alla radiocomandata, alla giovanile, al diporto e al circuito. Infatti siamo a San Nazaro d'Ongina, in provincia di Piacenza, sul fiume Po, per la seconda prova della stagione 2018 della motonautica da circuito, esordio della stagione a metà giugno a Barcis, nelle valli delle Dolomiti friulane, in provincia di Pordenone, dopo San Nazaro d'Ongina, appuntamento a Cremona a settembre, 22-23 di settembre, poi a Boreto Po a metà ottobre con il recupero della gara non corsa a Boreto Po nel mese di maggio. 17esima edizione del Gran Prix motonautico del Po in questa ridente località che fa parte, lo possiamo dire, di una delle città più importanti per la motonautica da circuito, con la vicina Cremona, Piacenza. Questo è veramente il triangolo d'oro, con appunto anche Mantova. Grande manifestazione organizzata dall'Associazione Motonautica San Nazaro, con in prima fila il presidente nonché consigliere della Federazione Italiana Ezio Cremona. Al via la prima prova del campionato mondiale della classe O125, l'europeo dell'F2 italiano, F2 in tappa uniche, poi varie prove della Osi 400 e la Formula Junior, proprio le classi giovanili e promozionali. E iniziamo proprio parlando di giovani, quarto appuntamento stagionale sui sei previsti per questa categoria, che ha già corso a Barcis a metà giugno, poi a Brindisi a fine giugno, a Stresa i primi di luglio, dopo questa di San Nazaro d'Ongina, al via anche la gara a Cremona a fine settembre, il 23 di settembre, poi a Ischia ad ottobre in concomitanza con il campionato mondiale. Questa Formula Junior prevede, come vedete, sono imbarcazioni, una classe promozionale riservata ai giovani piloti in età, e questa grande novità 2018, dai 12 ai 16 anni. Prima il limite per gareggiare erano 14 anni, invece c'è stato un grande risultato della Federazione Italiana Motonautica, con in prima fila il presidente Vincenzo Iaconiani e tutti il Consiglio federale, che è riuscito a ottenere la diminuzione dell'età per gareggiare dai 14 ai 12 anni. L'imbarcazione, come vedete, è un monocarena con motore fuoribordo, lunghezza massima 3,10 m, peso minimo dell'imbarcazione del pilota è 210 kg, il carburante utilizzato è quello commerciale per le autovetture. Al via appunto tanti giovani ragazzi provenienti da tutta Italia per questo evento molto importante. Dopo le prime gare al comando c'è il milanese Samuele Gianluca Basile, secondo il romano Ottavio Massimo Petroni, figlio di Mario Petroni, campione di offshore, poi c'è Leonardo Pascali, anche il papà Alberto correva in offshore, poi c'è Manuel Gunther Meregali e poi una ragazza, Agna Regonelli, e il napoletano Cristian Spato. Come vedete, ragazzi da tutta Italia che vengono a gareggiare per questa appunto importante competizione, ben sei le prove. Le imbarcazioni sono estratte a sorte, vengono fatti dei tempi cronometrati appunto per stabilire l'assegnazione della, appunto in base al tempo migliore vengono fatte le varie qualifiche appunto delle varie batterie in
base appunto al tempo realizzato. Come vedete il percorso è a bastone, andata e ritorno sul fiume Po, metà luglio, un fiume Po ancora ricco di acqua. Quindi alla fine la vittoria è andata a Basile, davanti a Petroni, terzo capuano, Pascali quarto, la Rigonelli quinta e Meregali in sesta posizione. Gara 1 e gara 2, sommatoria dei punti ottenuti, sono 6 giri a percorrere, 6:32 il tempo di Basile in gara 1 che è arrivato terzo, vittoria di Petroni in 6:22, questo vedete il direttore di gara Angelo Poma, questa è la classifica finale appunto di Basile, Samuele Basile davanti a Ottavio Massimo Petroni, terzo capuano, poi a Leonardo Pascali, Ania Regonelli, Manuel Gunther Meregali, Cristian Spatta, Lorenzo Finotti in ottava posizione. Questo è il podio della gara appunto della Formula Junior per i giovani dai 12 ai 18 anni, sulla destra il presidente della sezione motonautica San Nazaro, Ezio Cremona, che ha effettuato la premiazione. L'appuntamento con questa classe giovanile, lo ricordiamo, è dopo la gara di San Nazaro Dongina, è a Cremona. Cambiamo imbarcazione dal monocarena GD15, la Formula Future dei giovani, passiamo alla classe regina della motonautica italiana da circuito, la Formula 2 con il campionato italiano, 8 piloti al via. La Formula 2 è proprio l'imbarcazione uguale alla Formula 1, cambia solo il motore fuori bordo sport, fino a 2000 di cilindrata, modificato ma con la fiche di omologazione, lunghezza minima dell'imbarcazione 4,80 m, peso minimo assieme al pilota 513 kg, è obbligatoria come vedete la capra di sicurezza omologata dallo OEM. Classe importante che vede al via anche tanti piloti che hanno una grande tradizione come Francesco Cantando che corre in Formula 1 ma ha gareggiato anche qui, poi Tullio Abbate, Davide Dalpin, Luca Fornasari, Domenico Leidi, Paolo Longhi, Giacomo Sacchi, piloti importanti che hanno scritto pagine importanti della motonautica italiana, e poi anche uno spagnolo che, come vedremo, sarà uno dei protagonisti, Héctor López Sanz, che come sapete la motonautica, le gare della Federazione Italiana Motonautica, oltre 50 organizzate nel corso della stagione, richiama tanti piloti da tanti paesi stranieri che non hanno una federazione attiva come la Federazione Italiana Motonautica, e quindi trovano qui un grande bagaglio tecnico, un grande campo di gara, una gestione importante del campo gara e di tutto quello che è, diciamo, il di dietro, il dietro le quinte, appunto un'organizzazione, giudici eccetera, quindi trovano lo spazio e vengono a divertirsi, a gareggiare in questa importante manifestazione. Il protagonista è stato Abbate, Tullio Abbate, classe 1982, della grande famiglia degli Abbate, capostipite Guido, il grande vecchio della motonautica italiana negli anni subito dopo la seconda guerra mondiale, poi proseguita con il grande Bruno, scomparso una decina di anni fa, Tullio Abbate, campione di offshore e di circuito, poi i nipoti con Guidino, con Marco Abbate, con Tullio Abbate, e ora tocca a Tullio Maria Abbate che vince gara 1 e gara 2, 15:14 in gara 1, secondo lo spagnolo Sanz Lopez, terzo Francesco Cantando, 15:24, 15:40, quindi in effetti velocità e numeri importanti, velocità 123 km orari di media, questa imbarcazione arriva anche ai 180 km orari. Avete visto la bandiera a scacchi per quanto riguarda gara 1? Ed ecco il via per quanto riguarda gara 2, la musica non cambia, col numero 15 è sempre Tullio Abbate al comando, protagonista sia nelle prove cronometrate e anche di gara 1. Gara 2, bellissima questa ripresa dal, appunto, dal pontone della partenza, grande spiegamento di mezzi televisivi grazie anche alle riprese con il nostro Marco Roma e Luca Bulgarelli per quanto riguarda il drone. Ricordo la Federazione Italiana Motonautica, una delle poche federazioni che dà visibilità a tutte le proprie categorie. Gara 2, meno giri da percorrere, gara 1 erano 20 i giri, bella questa inquadratura proprio sull'imbarcazione bianca di Tullio Abbate con lo spagnolo al suo fianco, gara 1 20 giri, gara 2 11 i giri di questo percorso che come vedete non è un percorso a bastone ma è un percorso proprio disegnato all'interno di questa ANSA, ricordo San Nazaro Dongina, una delle capitali delle motonautica da circuito, con nell'asse tra Piacenza, Cremona, Reggio Emilia e Mantova, qui vengono fuori grandi nomi della motonautica. Questo con numero 37 lo spagnolo Sanz Lopez, che è in seconda posizione, che sta inseguendo
Tullio Abbate. Qui vedete un attimino un doppiaggio cantando con il numero 18, bello questo ingaggio fra le due imbarcazioni, e proprio cantando che passa il numero 71, era quarto cantando, e in boa passa il numero 71 David Dalpin, quindi cantando agguanta la terza posizione, imbattibile Tullio Abbate, che come vedete prosegue la grande tradizione della famiglia Abbate, dei piloti Comaschi, anche qui un territorio, il lago di Como come patria delle imbarcazioni nautiche, patria del grande sport della motonautica, che trova la logica conclusione con la mitica 100 miglia dell'Ario, una delle gare più importanti del mondo della motonautica, che si corre ininterrottamente a fine settembre, primi di ottobre, dipende dalla stagione, dal 1949. Rientrando nella gara, la musica non cambia, anche in gara 2 Tullio Abbate è sempre davanti, siamo sempre sul filo dei 120 km orari, e questo è il numero 18, appunto Francesco cantando, che si disegna e si costruisce le imbarcazioni. Avete visto questa carena un po' particolare, impegnato cantando, oltre a fare l'italiano in Formula 2, corre in Formula 1, ma ha costruito anche la Superboat, l'imbarcazione che sarà per il 2019 la vera chicca della motonautica, questa Superboat che abbiamo presentato a inizio stagione, si sta definendo, ultimando la costruzione, verrà presentata nelle gare di settembre proprio per dare il via, costa poco, una imbarcazione veramente bella. Ecco l'arrivo appunto di Tullio Abbate, che vince anche gara 2 davanti allo spagnolo cantando Fornasari, Longhi, Lady, Dalpin e Sac, ed ecco il podio della gara di San Nazaro Don Gira, campionato italiano. Tullio Maria Abbate ha vinto la 100 miglia, si conferma il migliore anche nel circuito. È stata una bella gara, dai. Abbiamo organizzato ultimamente questa gara perché c'erano poche barche. Noi avevamo la settimana scorsa abbiamo già corso in Polonia, purtroppo siamo stati sfortunati, ma il materiale è ottimo, la barca è stata perfetta, i ragazzi del team perfetto, in un San Nazaro torrido, perché abbiamo dovuto correre contro gli avversari, e forse una delle, anche delle gare più calde che io abbia mai fatto in vita mia, tant'è vero che un pilota ha avuto un problema. Cosa devo dire? Weekend perfetto, siamo andati in acqua, siamo sempre stati più veloci dalle prove libere, mi sentivo bene, ero in palla, la barca andava bene, abbiamo sistemato proprio in modo molto meticoloso e quasi maniacale le ultime cose stanotte, e poi tutto perfetto, bene. Devo dire grazie ai ragazzi, al cantiere, a tutti gli sponsor, alla Duck Racing, perfetto. Quando il gioco si fa duro e per le sfide di ogni giorno c'è Cetilar. Doppia forza al tuo massaggio. Il massaggio con il nuovo Cetilar aiuta a ridurre il dolore articolare. Vivi le bellezze del parco naturale dell'arcipelago della Maddalena con Palau Blue Tours. Partenze giornaliere in barca a vela, catamarano e a motore. Da Palau per scoprire le meraviglie delle isole di Budelli, Spargi, Santa Maria Razzoli. Per informazioni e prenotazioni, palaubluetooth.com. Marco, leader mondiale nella produzione di pompe elettroniche ed avvisatori acustici. GFN Gibellato. Toyo, adrenaline addicted. Collaborazione con Toyo, Adrenaline Addicted. Cetilar. Marco.